Vi parlo dalla libreria Campus di Via delle Pandette al Polo Universitario di Novoli a Firenze, dove fra pochi minuti verrà presentato un libro di grande attualità, anche se il titolo ci potrebbe far pensare a un testo lontano dalle nostre attuali latitudini. Il titolo è Filosofia retorica e logica argomentativa in Aristotele. L'autore è il professor Simone Fagioli, che vedete inquadrato accanto a me, che telespettatori credo che si ricorderanno di lui grazie al premio Pontevecchio che gli fu dato nella nostra città qualche anno fa, e recentemente ha ricevuto un premio prestigioso grazie a questo libro allo Spoleto Festival Art 2022 che si è tenuto nello scorso mese di settembre nella cittadina umbra, dove il professore è nato, possiamo dire anche nel 1983. E già che sono alle note biografiche, ricordo che è specializzato con lode in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica presso l'Università degli Studi di Perugia, è abilitata all'insegnamento in Italia e in Svizzera, è professore di filosofia e storia nella nostra città all'Istituto Santa Maria degli Angeli. E dopo questa breve ma doverosa premessa, poi su internet chi vorrà saperne di più troverà non solo altre informazioni sull'attività professionale del professore, ma anche sulle sue numerose pubblicazioni, alcune delle quali le abbiamo in anteprima, in esclusiva, proposte in tempi recenti anche ai nostri telespettatori. Allora, intanto vorrei, professore, ricordare che il libro è pubblicato da Giappichelli Editore, un editore prestigioso che proprio quest'anno compie i 100 anni di attività, un'attività di altissimo livello, soprattutto a livello divulgativo. Sono testi soprattutto rivolti agli studenti universitari, ovviamente agli addetti ai lavori, però noi cercheremo, visto che il pubblico televisivo è un pubblico variegato, di usare magari anche termini e argomentazioni facilmente decodificabili da tutti. Chi vorrà però assistere anche in maniera virtuale a questa presentazione potrà alla fine del servizio televisivo andare direttamente sul canale YouTube Fabrizio Borghini e troverà la registrazione integrale della presentazione, alla quale fra pochi minuti parteciperanno anche dei relatori che ci stanno raggiungendo da varie parti della nostra regione. Dopo questo preambolo lascio la parola al professore per spiegarci perché un giorno ha deciso di mettersi alla scrivania e scrivere questo libro. Grazie a tutti i telespettatori, ringrazio il dottor Borghini per l'attenzione che ha voluto gentilmente concedere a questa pubblicazione. È vero, la casa editrice Giappichelli è una casa editrice scientifica, quindi fondamentalmente stiamo parlando di un manuale scientifico universitario che però ha un taglio sull'attualità, e questo credo sia molto importante. Di solito gli autori che studiano autori classici, in particolare autori greci, fanno un'operazione per cui ci raccontano com'era l'uomo greco, e quindi poi attraverso questo noi possiamo ritrovarci in questi loro scritti. Questo libro invece ha una finalità diversa, ovvero sia è proiettato nella contemporaneità, nel senso che Aristotele ci ha suggerito un metodo, una metodologia che anche noi oggi possiamo applicare alla nostra società neomoderna, che come il dottor Borghini sa meglio di me è afflitta in questi ultimi periodi da pandemie, guerre eccetera. Quindi Aristotele non solo riscoprirlo da un punto di vista interpretativo, ma da un punto di vista maieutico, perché ci suggerisce in particolare attraverso una particolare teorizzazione che ho appunto svolto in questo volume, si può applicare un cosiddetto metodo meta-retorico alla nostra società, e credo che attraverso questo metodo, che si chiama appunto metodo accordo meta-retorico, possiamo aggiungere facilmente a tutti quei tipi di accordi, a tutte quelle punti di incontro che possono aiutare a risolvere i problemi che ci affliggono. Ci ha raggiunto in questo momento la dottoressa Tiziana Ovelli, storica dell'arte e giornalista, che all'inizio della presentazione farà dall'inizio in poi la moderatrice degli interventi. Quindi lei il libro lo conosce, e vorremmo anche da lei uno spunto di riflessione contemporanea. Per quale motivo un nostro telespettatore dovrebbe domattina andare a comprare questo libro e leggerlo, e quali benefici ne trarrà?
Una domanda articolata. Spero che la mia risposta sia abbastanza esauriente. Allora, è un libro interessante. Devo dire la verità, io conosco da diversi anni il professore Fagioli e ho letto anche le precedenti sue pubblicazioni e lui ha sempre questo piglio attuale. Sì, la riflessione storica, ma lui si proietta sempre anche... Sempre ancorata alla quotidianità. Alla quotidianità. E questo libro in particolare rispecchia ovviamente questo suo modus operandi e ha una facilità, un'estrema facilità di lettura, perché un'altra caratteristica di questo professore è che è estremamente lineare nelle sue argomentazioni. Quindi un libro accessibile a tutti i piani di lettura. Assolutamente, ecco. Sì. Mancano veramente pochissimi minuti alla presentazione del libro e ne approfittiamo per raccogliere un'altra testimonianza di una presenza, quella della dottoressa Gaia Giappichelli, che viene ringraziata all'inizio del libro dal professor Fagioli. E ci deve spiegare, qui c'è scritto, ma lo dovrebbe spiegare ai nostri telespettatori, quale ruolo ha avuto lei a fianco del professore nell'edizione, nella pubblicazione di questo libro. Sì, allora grazie, diciamo, per darmi questa opportunità, appunto, di essere, diciamo, anch'io. Sono stata citata appunto nei ringraziamenti, ho contribuito per quanto ho potuto portando la mia esperienza, diciamo, personale, in quanto ho effettivamente, diciamo, svolto due dottorati di ricerca, uno in Italia e l'altro all'estero all'Université Paris di Nanterre. E in particolare, diciamo, all'Università di Nanterre ho imparato, diciamo, comunque hanno cercato, diciamo, di trasmettermi un metodo molto importante per scrivere appunto un libro, perché l'obiettivo, diciamo, di una tesi francese è proprio appunto di essere poi pubblicata. E in questo senso, diciamo, ho cercato di trasferire un metodo a Simone, al quale mi lega ovviamente, diciamo, un rapporto anche di sentimenti profondi, e cercando, diciamo, di come dire, seguire una logica, un pensiero, appunto, che poi è il titolo, no? Una logica argomentativa che desse quindi risalto e potesse, diciamo, costituire un fil rouge, un trait d'union, diciamo, all'interno poi di questo libro, che è molto complesso. Vi ringrazio per l'invito, ringrazio il professor Fagioli, mi complimento con voi per l'organizzazione dell'evento di quest'oggi. Purtroppo non sono potuto essere presente fisicamente per via di un altro impegno istituzionale che ci sarà tra poco. E, però ci tenevo comunque a fare un saluto e portare saluti non solo dell'amministrazione, insomma, della mia città, del ruolo che svolgo, ma anche, posso dire, di un territorio. C'è una rete di giovani amministratori che segue con molta attenzione i lavori e le opere del professor Fagioli, hanno in lui un riferimento culturale. Credo che le tematiche che lui avanza in quest'opera sono sicuramente molto interessanti, perché in un periodo difficile come quello che stiamo dicendo, che poc'anzi il professore analizzava, è quanto mai importante riscoprire le nostre radici culturali, le nostre radici storiche, quelle che ci hanno portato ad essere protagonisti nella storia dell'uomo e i cui valori sono quanto mai necessari oggi, dove purtroppo ci troviamo a confrontarci con paesi che purtroppo sono governati, no, da dei dittatori, o ci sono situazioni in cui vigono dei regimi illiberali. Ciao Simone, non posso essere presente alla tua presentazione, sono, come vedi, a Spoleto, in giornata piovosa, e
ti faccio i miei in bocca al lupo per questa tua presentazione e per proprio questo tuo progetto editoriale molto importante, che è appunto un editore molto autorevole. E tutte le tue presentazioni sono stati degli ottimi successi che noi abbiamo anche celebrato con il premio alla letteratura, lo Spoleto Art Festival, che è stato il grande evento del Menotti Art Festival 2022. Simone Fagioli, ci conosciamo con Simone da parecchio tempo, è un professore giovane ma ha già fatto moltissime cose con la sua giovane età, e veramente i suoi libri sono molto interessanti e hanno un ambito sicuramente filosofico, letterario, anche con delle poi chicche poetiche, ma in particolare quello che io ho apprezzato di tutti i libri di Simone, perché comunque è presente un po' in tutti i suoi libri, è il suo senso dell'attualità, quindi riportare con elementi anche della vita reale, della vita contemporanea, degli elementi filosofici, storici e filosofici, come in questo caso aristotelici. Quindi Simone, in bocca al lupo, sono sicuro che sarà un successo e se in qualche modo posso contribuire sicuramente lo farò.